La sindrome Kabuki è una delle circa 7.000 malattie genetiche rare ad oggi note. Noi ad oggi, dal punto di vista clinico, sappiamo che la sindrome Kabuki è una malattia con un deficit cognitivo che di solito non è molto grave, di solito è molto lieve, associato però a delle cardiopatie che possono essere anche importanti e ad una serie di altri segni clinici che sono caratteristici appunto della patologia stessa. Dal punto di vista genetico e quindi molecolare, noi ad oggi conosciamo i geni che sono mutati nella sindrome Kabuki e conosciamo i meccanismi, o meglio, le loro funzioni. La sindrome Kabuki fa parte di quel gruppo di malattie note con il termine di cromatinopatie che interessano la struttura della nostra cromatina, che è quella cosa che ci fa tenere, come dire, uniti il nucleo delle nostre cellule. Ora, studiare la sindrome Kabuki significa studiare tutte queste malattie genetiche, perché i meccanismi che sono alla base, i meccanismi, diciamo, funzionali, sono abbastanza simili tra loro. Quindi avere un modello come la sindrome Kabuki significa avere un modello per decine di malattie genetiche rare. Nel nostro laboratorio, da ormai da oltre 5 anni, stiamo studiando la sindrome di Kabuki e stiamo cercando di capirne i meccanismi che risultano alterati. Lo facciamo anche grazie ad una ampia collezione di campioni biologici, quali DNA, linee cellulari, che abbiamo raccolto in questi anni e che fanno parte della nostra biobanca di campioni, appunto, di campioni biologici. Ad oggi abbiamo raccolto oltre 650 di questi di pazienti, di cui abbiamo anche le informazioni cliniche che fondamentali sono per poter poi collegare ciò che troviamo dal punto di vista molecolare con il fenotipo, cioè il segno clinico con cui la malattia si manifesta.